L'orto sinergico il 1° giugno 2019, ha 7 anni adesso, la terra non è mai stata smossa e adesso sta diventando piano piano un piccolo food forest perché ci sono i piccoli arbusti, sono le erbacee, ci sono qui le more, c'è il rosmarino. Qui da un seme selvatico ci ho rinnestato un albero da frutto, un susino, un prugno, penso. Poi qui abbiamo la melissa, l'erba cipollina, questo è un altro prugno da rinnestare. Qui c'è un caco che è nato da seme. Ora guardo, ma probabilmente non ha bisogno di essere rinnestato, dalle foglie non ha bisogno. Tanta melissa e tanta salvia. Qui c'è il daikon, qui c'è un altro pesco nato da solo, qui c'è un susino che ormai l'anno prossimo lo rinnesto, poi abbiamo timo, ancora salvia, un bellissimo aragno. Qui invece abbiamo lamponi. Con c'è l'aglio, c'è timo serpillo, che ho appena raccolto i carciofi. Premetto che è da marzo che non venivo, adesso è giugno. Qui un altro albero innestato l'anno scorso, l'anno prossimo farà i frutti, timo. Qui anche qui ho innestato un albicocco, ci vorrà un po' più di tempo. Questi sono tutti agli, aglio della Maremma, lì c'è un ciliegio nato spontaneo, anche quello rinnesteremo. Qui tantissime more domestiche, qui ancora melissa e una sorpresa, qui c'è un fagiano, ha fatto le uova, lasciamolo stare, quindi non ho diserbato. Qui sempre tutte more, mora, more, 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 ce ne sarà chili. Questo è un pesco nato da seme e sta facendo le pesche, già da 2 anni. Ancora more, qui c'è un altro caco, anche lui nato da seme. Anche questo penso che sia mandorlo. Ancora rosmarino. Ancora more, 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 more domestiche, chili, chili e chili di more. Qui ci pianterò qualche altra aromatica. Qui all'ombra stanno crescendo le fragole, le ho già mangiate adesso. Però fa tutto da sé. Lì c'è un albero di giuta, un po' di topinambur. Topinambur, ecco qui la panoramica del piccolo orto sinergico a 7 anni che sta diventando un food forest.